partite che si susseguono a ritmi altissimi. E qui è in ballo, esattamente come nella partita precedente, la finale per il quinto e sesto posto. Legia Varsavia Grasshopper, dunque, con il Legia in maglia bianca, il Grasshopper in maglia nera con bordi gialli. Squadra svizzera che è arrivata terza nel gruppo, quarta nel gruppo vinto dal Genk. Legia che è arrivato terzo per migliore differenza reti rispetto al Basilea, al Sion. Adesso si giocano questa seconda semifinale con il Legia Varsavia che batterà il calcio d'inizio. Le regole sono le stesse, tempi da 12 minuti. Si parte allora, Legia Varsavia che va a battere il calcio d'inizio. All'indietro subito verso il portierino Pernal. Allora è indirizzato verso il numero 15 che scambia con un compagno. Gran giocata poi di Bzduka. Esce il crossover con Cioric. Nawrocki, fermato un giocatore polacco. Partenza in contropiede per il numero 10 Strebel, Mario Strebel. Buona la sua giocata fino in fondo, mette il pallone in mezzo e c'è il calcio d'angolo per il Grasshopper. Subito pericolosa la squadra di casa, la squadra di Zurigo, le Cavallette. Strebel tocca fuori per Sandro Viera. Ancora Sandro Viera. Alleggerimento poco riuscito da parte del Grasshopper. La rimessa è affidata alla Legia. Sbagliata anch'essa. Altra rimessa a favore del Legia. La batterà il numero 18 David Fox, che riparte dal portiere Pernal. Rischia qualcosa, poi scarica su Varabida. Non è perfetto però il disimpegno del Legia. Eliano Guido commette fallo, poi c'è un fallo poi commesso ai danni di Nawrocki. Punizione ancora per il Legia, partita che non ha espresso particolari emozioni fin qui. Palla all'indietro verso Pernal. Rischia molto su questo pallone pericolosissimo, riesce a cavarsela alla grande. Grasshopper ricomincia da Millacu, dietro per il portiere Rexepi, poi Strebel mette in movimento il numero 7 Guido, troppo lungo, pallone fuori. Succede poco, 3 minuti. Legia che alla fine ha avuto soltanto una brutta partita in quella della mattinata, 7-0 col Barcellona, poi ha perso di misura con il Lugano che ha fermato il Barcellona e ha fatto 1-1 con il Sion. Forse gli si rimproverà una certa sterilità offensiva. Un solo gol segnato da Kuba Nawrocki da fuori area contro il Sion. Vediamo se andrà meglio in questo pomeriggio contro Warabida. Pallone per il numero 2 Rosanski, tra i migliori contro il Sion. Poi c'è un fallo subito da Nawrocki, punizione per il Legia. Partita complessa fin qui, senza particolari occasioni. Un
pallone in mezzo e blocca in due tempi Rex Siepi, rilancio in avanti verso Guido, in vantaggio Warabida, uscita, poi c'è l'intervento un po' il gioco pericoloso di Guido, non si scompone il portiere Pernal. Punizione in grasshopper direttamente in porta, senza però creare problemi, il tiro di Cioric direttamente sul fondo. Sono già trascorsi 5 minuti. Senza niente da segnalare, intanto arriva il gol del Genk nella semifinale. La semifinale A. Pernal. Warabida, duello di velocità con Cioric, che anche fisicamente è messo meglio, tocca all'indietro, rischio, ma è bravissimo Rex Siepi a trovare bene il pallone, poi il pressing alto del grasshopper, ma da qui Leggia esce benissimo, va dato atto a Leggia di essere una squadra comunque molto solida, qui però si devono trovare un po' scoperti, la palla buona per il controllo leggermente sbagliato da parte di Guido. Esce Pernal, il Leggia ha scoperto una brutta situazione di 1 contro 3, ma ha fallito il contropiede grasshopper. Ancora una buona giocata di Warabida, poi Cioric, poi Strebel, ma poi c'è anche un calcio di punizione a favore del Basilea. Palla indietro, ancora Pernal, ottimo pallone messo in mezzo, la grande occasione per il Leggia, l'anticipo del numero 8 Sandro Viera sul numero 11 Baranowski, grande occasione per il Leggia, adesso può andare il grasshopper in contropiede, troppo lungo questo pallone, si impegna Kabashi per metterlo in campo, ci riesce, guarda, un gran calcio d'angolo. Fatto il massimo qui Kabashi e si prende il tiro dalla bandierina, trollo sinistro completamente sbucciato da parte di Cioric e allora rimessa dal fondo per il Leggia. Quindi vediamo il tiro non proprio impeccabile di Cioric, non ha trovato il bersaglio. 7 minuti. Ancora Cioric, tiene il pallone in campo, anzi no, la rimessa è del Leggia. Se ne incarica Warabida. Altro fallo, partita piuttosto scorbutica. Due squadre che si equivalgono, hanno dimostrato di equivalersi nella prima fase. Adesso c'è in palio un accesso alla finale del quinto posto. Intanto ancora un gol del Genk che vede la finale a questo punto. Sarà interessante il duello allora eventuale col Barcellona, che deve comunque prima superare lo scoglio Krasnodar. Ma torniamo a concentrarci su questa partita. Con il Leggia ancora in passo di palla con Navrocki, va via bene Navrocki, ne salta un paio, prova il tiro, murato, riparte il grasshopper, almeno ci prova perché c'è Warabida in scivolata, molto attento,
Ancora la Rabida non riesce a intervenire, poi c'è Ciori, c'è un po' di spazio, c'è Guido in mezzo, lo vede, lo serve, Guido è solo davanti al portiere, Guido lo salta, la porta è vuota, Guido, e passa in vantaggio il Grasshopper dopo 9 minuti, il numero 7 Eliano Guido sull'assist di Cioric. Salta il portiere, non era assolutamente facile mantenere la freddezza di aggirare il portiere, cosa che nel calcio professionistico ormai non fa quasi più nessuno, e di depositare nella porta vuota il vantaggio del Grasshopper, che continua ad attaccare, la grande occasione, controlla male Kabashi, mette in mezzo il pallone, si salva il Legia, anche se deve concedere rimessa laterale. Non è in mezzo, allontana ancora la difesa polacca, non è finita, c'è il numero 8 Sandro Viera che prova il destro senza grande potenza né precisione, ancora gol del Genk sul campo A. Insomma, Genk che sta dilagando. Punizione Legia, torniamo a concentrarci su questa partita, 10 minuti e 11 secondi, pallone buttato sul fondo dalla formazione polacca, sotto 1-0 fin qui, al momento sarebbe Basilea-Grasshopper la finale per il quinto posto, sarebbe invece Sion-Legia quella per il settimo e ottavo. Altro errore della difesa polacca, c'è non è giocata per Kabashi. Sandro Viera. Millacu va a incrociarsi con Maiorano, appena entrato Lucas Maiorano, si salva il Grasshopper. Palla uscita. Salva ovviamente il Legia. Dopo è finita la partita nella semifinale, il Genk in finale questa terza edizione del Lugano Champions Trophy, giocata di Musumeci, Alessio Musumeci, niente male, pallone che passa, attenzione, la grande occasione per Kabashi, deve intervenire ancora Pernal a spazzare, troppo alta, troppo sbilanciata la squadra polacca che da qualche minuto sta prestando il fianco a tantissime azioni di contropiede del Grasshopper, per fortuna loro non vanno a buon fine. Sta mancando un po' il migliore, che era quello che c'è stato il migliore in campo contro il Sion Legia Varsavia, ovvero il terzino, tra virgolette, terzino esterno destro Mateusz Rosanski. Caduto il dodicesimo, si continua a giocare, c'è un giocatore della Legia a terra, si tratta di Baranowski. Punizione per il Legia, battuta in mezzo, nessuno tocca, e finisce qui allora il primo tempo, 1-0 Grasshopper, decide fin qui il gol di Guido al nono minuto. Squadra in campo, secondo tempo tra Legia Varsavia e Grasshopper, la seconda semifinale per il tabellone di consolazione dal quinto all'ottavo posto. Chi vince affronta il Basilea nella finale per il quinto e sesto posto, chi perde invece aspetta il Sion nella finale per il settimo e ottavo posto. Il punteggio è 1-0 per il Grasshopper, il gol di Eliano Guido, numero 7 del Grasshopper al nono minuto, un bel gol saltando anche il portiere Pernal in uscita. Va detto che il Legia
dopo una buona partenza non è stato in grado di creare particolari problemi al portiere della Grasshopper Rexepi, che qui vediamo in possesso palla. Ecco, risultato tutto sommato giusto, partita comunque povera di occasioni. Sulla campo A stanno per iniziare anche Barcellona e Krasnodar, la seconda semifinale. Chi vince in finale contro il Genk, chi perde terzo e quarto posto contro il Lugano, appena sconfitto dai belgi. Rimessa per il Legia, operazioni non particolarmente veloci. Libisoski, Vasiak Libisoski, numero 13. Errore difensivo da parte di Svietokovski, può andare il Grasshopper, non riesce però a concretizzare questa azione. In campo anche il numero 21, Birgiel, fermato. Rimessa laterale a favore della Legia, del Grasshopper. Errore difensivo ancora della Legia, che non è mai sicuro, non ha mai dimostrazione di sicurezza quando il Grasshopper arriva alle porte dell'area. Attenzione a questo pallone che Pernal riesce a controllare discretamente, insomma, il pallone velenosissimo. Continua ad essere una partita di ritmi piuttosto bassi, questo Legia Grasshopper, insomma il caldo del domenica pomeriggio forse non aiuta. Legia non sembra si stia sbattendo più di tanto per cercare di pareggiare, intanto un vantaggio molto spettacolare del Barcellona nella prima semifinale contro il Krasnodar, che sembra avere un esito già piuttosto scritto. Legge in attacco, ma niente da fare, che so per padrone del campo in questo momento. Millaku lotta, viene fermato, raddoppiato. Bergiel guadagna di messa laterale. Bella giocata di Navroski, riesce finalmente ad arrivare al limite dell'area in Legia. Intervento al limite, faccio anche con un po' di un braccio Millaku, ma giustamente si fa giocare. Grande giocata ancora in velocità del Grasshopper, pallone indirizzato a Alessio Musumeci, ma è bravo, è attento il solito Pernal, molto sollecitato. Legia che rischia sempre la giocata, di disimpegno difficile, ma a volte lo sbaglia. Ecco finalmente un'avanzata di Rosanski, troppo lungo per il pallone, lo controlla Rexepi, lo rimette in gioco. Però è uscito ed è una palla regalata a Legia dal Grasshopper. Ancora un gol del Barcellona intanto, 2-0 Barça, pallone battuto in mezzo da Legia, senza però creare problemi a Rexepi. 17 minuti, 7 alla fine. È un pallone buono, attenzione per Maiorano, Maiorano rientra, Lucas Maiorano controlla male e subisce anche fallo. Un piccolo Simão Vieira, entrato da poco, e guadagna punizione Simão Vieira, il mio gemello di Sandro Vieira.
Pallone ancora per Maiorano, anticipato. Kabashi lo mette in mezzo, la palla è uscita. Ancora nulla da segnalare, mancano 6 minuti. Legge non è riuscito a produrre alcunché per pareggiare questa partita. Qui ci poteva essere la possibilità per avanzate di Rosanski, che era si è inserito con i tempi giusti. Non ho visto i compagni, però ancora Rosanski. Rosanski deve tenere la palla in campo, ci riesce, ma di fatto la regala Grasshopper che la riconquista. La riperdono però gli svizzeri. Allora ancora Navroski allarga per Bzduca, il più piccolo in campo, nato nel 2008. Bzduca messo giù, si prende la punizione. Sembra una punizione importante perché Legia non si è affacciato spesso nella vetta a campo svizzera ultimamente. Allora, punizione affidata. Questo destro che si commenta da solo, non vogliamo essere sarcastici naturalmente verso i giocatori, i piccoli giocatori in campo, però c'è una soluzione da dimenticare. 5 minuti. Il rischio grosso di Ćorić e poi il pareggio del Legia, del tutto a sorpresa. Arriva l'1-1 di Bzduca, l'errore di Ćorić, e gli ruba il pallone il più piccolo in campo, Piotr Bzduca, e siamo 1-1 al 20° minuto, del tutto inatteso. L'1-1 del Legia che non ha costruito nulla dopo il gol del Grasshopper, invece pareggia su un regalo della difesa svizzera. Allora vediamo se poi ci saranno i eventuali supplementari o anche i calci di rigore in caso di parità. Mancano ormai 4 minuti alla fine di una partita non proprio entusiasmante, che però insomma è rimasta sui binari dell'equilibrio fino alla fine, così è adesso. Nel messa dal fondo per il Grasshopper, per il portiere Rexepi. Controlla male numero 7. Ancora il Legia, adesso ha preso un po' di entusiasmo e dopo il gol della Grasshopper vuole provare anche a vincere la partita entro il 24°. Si lotta molto, ancora di più di prima. Oldak, grande giocata di Fox, ma adesso c'è sempre un avversario, c'è sempre un giocatore a contrasto. Pareggio, risultato comunque da tenere. C'è un cambio nel Grasshopper, intanto va fuori Kabashi, piuttosto stanco. Ćorić deve farsi perdonare l'errore sul gol del pareggio. Yusmani chiude bene, chiude a sua volta anche Oldak e mette in fallo laterale. Gran palla, attenzione, deve uscire, lo fa Pernal. Un grande intervento di Yusmani, poi Millaku vince un paio di rimpalli, non il terzo, di parte. Il Grasshopper è tornato aggressivo come non era prima, ma anche Legia adesso è più carico, però è troppo lungo, comunque lo va a bloccare Rexepi, rimette in gioco velocemente. Può succedere ancora di tutto in questa partita, in questi ultimi 100 secondi, 120 secondi. La lettura perfetta da parte di Wasiak Libisoski. Si è rimessa per il Grasshopper già battuta. Attenzione, la giocata da parte del numero 6, Yusmani. Molto disordine, vuoto Yusmani. 3 contro 2, può andare in Legia, ritarda un attimo, c'è il numero 2, Rosanski libero, servito Rosanski, salta Viera, Rosanski va sul fondo, mette in mezzo col piede Rexepi, ma c'è un fallo e c'è punizione trattenuta di Viera su Rosanski, punizione per il Legia, a 90 secondi dalla fine. Attenzione, sul pallone c'è Baranowski.
direttamente in porta, non una grande idea, palla fuori. Viera, pressing altissimo del Legia, lo evita la grande Viera, trovando Strebel, anticipo netto da parte del numero 13, Wasiak Libiszowski. Ci crede Legia fino alla fine, attenzione all'azione ancora di Fox, fermato, pasticcia col pallone Strebel, palla è uscita, la rimessa laterale per il Grasshopper, 50 secondi. E diventano 40 secondi, sempre con Grasshopper a cercare disordinatamente di organizzare la sua ultima azione offensiva. Belleggia è attento, attentissimo. Si lotta, è un fazzoletto, interviene. Fegnano la punizione per il Grasshopper. L'arbitro, allora attenzione perché ci sarà la possibilità, e Legia si fa trovare tutto in attacco perché avevamo pensato che la punizione fosse a loro favore, invece no, Viera, in ogni modo, ad ogni modo si salvano i polacchi e provano a organizzare l'ultima azione con il solito Rosanski, è andato, balla fuori, il numero 11 Baranowski, chiuso al momento della conclusione, 4 secondi, vediamo se c'è qualcosa da recuperare, ma penso di no. Allora vediamo se si andrà ai supplementari o ai calci di rigore. Fischia l'arbitro, la partita è finita 1-1. Adesso vediamo, perché insomma il regolamento non è stato chiaro. Comunque non conosciamo a fondo. Vediamo se si tratterà di calci di rigore oppure di semplici tempi supplementari. E a quanto pare si va ai rigori, così è, infatti l'atteggiamento dell'arbitro indica proprio questa soluzione. Allora si scaldano i due portieri, Marcel Pernal e Irian Rexepi, si tirerà verso la porta a destra dove sono arrivati entrambi i gol di questa partita, segnati da Guido al nono minuto e da Bzduca il ventesimo. Ci sono giocatori del Legia che si caricano molto, ci sono giocatori molto molto concentrati. Pace il pallone, il numero 11 Baranowski, una scena bellissima francamente, perché insomma fa capire quanto il calcio faccia questo effetto a tutte le età, può essere una finale mondiale, può essere una semifinale per il quinto e sesto posto di un torneo under 11, ma la concentrazione è la stessa, il tirare il rigore è pesantissimo lo stesso. Baranowski contro Rexepi, iniziano i rigori, il tiro fuori e si dispera Baranowski, che si lascia andare a un gesto di disperazione, colpito male, quasi in lacrime il piccolo giocatore inconsolabile. Sbaglia però anche il numero 10 del Grasshopper, Strebel, e allora siamo 0-0. Insomma i rigori sono, immagino, questo è molto più difficile segnarli che pararli. Zduka, autore del gol del Legia, fa gol ed è 1-0 per i polacchi. Cerchiamo di ritracciare ancora il numero 11 inconsolabile, sembra esserci un po' rasserenato. Legia in vantaggio, il tiro e il gol da parte anche di Alessio Musumeci e siamo 1-1. Tocca adesso a Mateusz Rosanski, un rigore segnato per parte su due tentativi. Rosanski contro Rexepi, batte Rosanski, traversa, è sfortunato il numero 2 polacco. E ora tocca a Leart Kabashi. K
Kabashi contro Pernal e para Pernal. Dice calma, dice calma il portiere polacco, se la ride. Siamo ancora 1-1 dopo tre rigori a testa, numero 15. Il gol da parte di un giocatore che, chiedo scusa, non compare sulla nostra distinta. Delis Yusmani, il destro, la parata, la parata, la parata. Allora, per chiudere, per vincerla, serve un gol del numero 9, Kuban Avrochki. 2-1 Legia dopo 4 rigori per parte. Si disperano i giocatori del Grasshopper. Tocca a Kuban Avrochki, il rigore decisivo, la rincorsa, il tiro, la rete, e il Legia è in semifinale e se la festeggiano alla grande i giocatori polacchi. Un po' di desolazione anche nelle fila di quelli del Grasshopper, che andranno alla finale per il settimo e ottavo posto contro il Sion.